Un primo passo verso la permanenza in categoria è stato compiuto domenica scorsa con la vittoria in trasferta in quel di Atessa a spese della Val di Sangro, ma non è ancora sufficiente per brindare alla partecipazione sicura anche al prossimo campionato di promozione. Per il San Giovanni Teatino la salvezza passa per il triangolare con le vincenti dei play-out negli altri due gironi di promozione. Il sorteggio ha deciso che saranno proprio i biancoverdi di mister Terrenzi ad aprire il mini girone tra le mura amiche, ospitando i teramani del piano della Lente. Questi ultimi approdano a loro volta alla fase decisiva dopo la fermazione di misura con l'Elicese. Dopo pochi secondi il piano della Lente prova ad avventurarsi in avanti con la verticalizzazione di Rinaldi che prova a servire gli avanzati Nicolini e di Giandomenico, ma c'è la provvidenziale chiusura di Tinari che poi in collaborazione con Ferrara riesce a sventare la minaccia. Immediata replica dei padroni di casa decisamente più pungenti con Di Giuseppe che deve impegnarsi per disinnescare il temibile diagonale della corrente Chiacchiaretta. L'estremo ospite deve intervenire qualche secondo dopo per abbrancare la sfera sul colpo di testa in area di Taguia. San Giovanni Teatino ancora all'offensiva al settimo con il tentativo in area di Grassi che spedisce a fil di palo. Sull'altro versante Rinaldi chiude lo scambio con Di Giandomenico e va a calciare poco all'interno dell'area avversaria, sfera che si impenna sul fondo. Passano due minuti e i teramani vanno ad una nuova offensiva, stavolta sull'altro versante con il sempre attivo di Giandomenico che scodella al centro, ma la difesa teatina si oppone e riesce a limitare i danni sull'intervento di Can. La gara rimane sempre in bilico con nessuna delle due squadre che riesce a prendere un evidente sopravvento, ma il primo tiro insidioso spetta ai padroni di casa con Di Giuseppe che deve superarsi per disinnescare il perfido destro dal limite di Kulovic destinato altrimenti all'incrocio dei pali. Sul conseguente tiro dalla bandierina c'è l'ottima opportunità per Capozucco che per un soffio non riesce a calciare in fondo al sacco, ma sono gli ospiti a passare all'incasso pochi secondi dopo. È il 17esimo infatti quando il solito Di Giandomenico è il propiziatore di una pennellata col contagiri per la testa di Bucciarelli che non sbaglia e porta i suoi a condurre. I biancazzurri vogliono sfruttare il momento emozionale favorevole e in altre due occasioni sfiorano il raddoppio. Interessante traversone dal fondo di Nicolini, puntuale l'intervento di Ferrara che poi viene aiutato anche dai suoi compagni di squadra ad allontanare la sfera dal punto nevralgico dell'area. Al 27esimo nuova iniziativa dal fondo di Nicolini che stavolta sull'out di destra di rotta centroarea con il tentativo finale di Di Domenico Antonio che spedisce al lato con una sorta di rigore in movimento. Poco prima della mezz'ora i ragazzi di mister Terrenzi riescono ad agguantare il pareggio grazie a Grassi che fulmina Di Giuseppe con un siluro da distanza siderale che gonfia l'incrocio dei pali. Nicolini accenna ad una timida reazione con un colpo di testa sugli sviluppi di uno spiovente da fermo facile preda dell'attento Ferrara. In chiusura di frazione i teatini provano ad effettuare il sorpasso. Il tentativo dal limite di Kulovic scheggia il palo alla sinistra di Di Giuseppe. Prima di rientrare negli spogliatoi i padroni di casa vanno ad una nuova offensiva con la battuta di Chiacchiaretta che cerca di sfruttare la corta respinta dopo l'affondo in area di Taguia. Sulla battuta del numero 11 c'è anche il tentativo di intercettare la sfera di Kulovic, ma alla fine questa si allontana dall'area di porta e la squadra ospite a ripartire in maniera perentoria. Ottimo appoggio in area di Nicolini per Bucciarelli, siluro di quest'ultimo e sfera che si impenna sopra la trasversale di Ferrara. Occasione più insidiosa al 15esimo con Bucciarelli che ricambia il favore al compagno di squadra Nicolini. Quest'ultimo penetra in area e va alla conclusione dando noie a Ferrara che riesce comunque ad opporsi efficacemente. Piano della Lente ancora in zona d'attacco al 24esimo con il tentativo in area di Moreira Barbosa smorzato in corner da Desiderio. Quest'ultimo ha poco dopo una nuova opportunità sfruttando la corta respinta del pacchetto arretrato teatino, sinistro debole e prevedibile per Ferrara che blocca in tuffo. Il San Giovanni teatino si rivede al 33esimo, spiovente al centro di Fedele, la difesa biancazzurra respinge e poi la sfera termina sulla testa di un calciatore teatino che spedisce sul fondo. Ospiti indubbiamente più propositivi in questa fase del secondo atto. Al 39esimo Desiderio riesce ad opporsi al tiro in area di Domenico Antonio. Subito dopo pennellata dalla sinistra di Moreira Barbosa, incornata del neo entrato Stefanazzi e sfera che si spegne abbondantemente a lato. Prima del triplice fischio Galanti rimedia al suo precedente errore opponendosi alla conclusione ravvicinata di Moreira Barbosa.
Con il capitano del Piano della Lente, Dani Verruschi, cerchiamo di fare il punto su una prestazione dove la sua squadra è partita subito in vantaggio, poi il primo tempo comunque si è chiuso in parità. Diciamo, questo equilibrio si è potuto vedere non solo nel risultato ma anche poi nella prestazione, anche se il secondo tempo forse l'avete gestito meglio voi. Adesso con questo turno di riposo in più, domenica cosa migliorerete per prendere 3 punti pieni? Sicuramente, vabbè, l'analisi è stata giusta, penso, perché il secondo tempo, diciamo, abbiamo rischiato il minimo indispensabile, ci è mancata un po' più di concretezza davanti, però ci può stare. Adesso sì, ci prepariamo al meglio per domenica, per questo scontro. Logico, sicuramente cerchiamo di non subire e poi di chiudere il prima possibile la partita. Con il portiere del San Giovanni Teatino, Ferrara, cerchiamo di fare il punto su una partita dove, se ci si riflette bene, il pensiero è fermo al 42esimo del primo tempo e al 46esimo del secondo tempo, cioè è un palo pieno e poi una roba di centimetri, forse anche millimetri, che potevate, diciamo, concretizzare il 2-1. Oggi cosa vi portate di positivo a casa per mercoledì? Beh, di positivo comunque c'è stata la prestazione, perché la prestazione c'è stata. È stato difficile comunque riprendere il risultato, perché subire comunque gol più o meno subito e andare in svantaggio non è mai facile recuperarla, quindi siamo stati bravi anche a riprenderla. Poi comunque anche loro erano ben messi in campo. Secondo tempo comunque eravamo un pochino stanchini rispetto al primo tempo, come anche loro, poi il risultato pesa. Nell'allenamento su cosa credete di lavorare per il 17? Allenamento mancano 2 giorni, quindi più che altro recuperare energie fisiche e mentali e andare ad affrontare la partita nel migliore dei modi. Con il direttore generale abbiamo visto insieme una partita equilibrata, certo non si spiega come due squadre così brave si trovino in questa parte di campionato, quindi si poteva forse fare qualcosa di più prima, anche perché i giocatori sono brillantissimi, quindi cosa è mancato? Sì, purtroppo due sono le motivazioni: o tutti gli altri erano più bravi di noi, o probabilmente abbiamo sbagliato qualcosa in una fase iniziale. Sicuramente la seconda è la giusta risposta, ma abbiamo visto una bella partita, bella combattuta, equilibrata. Forse qualcosina meritavamo noi, forse nel secondo tempo potevamo fare qualcosina in più. Ma la partita è finita, è inutile rimpiangere sul passato, e dobbiamo pensare a mercoledì, ad andare a torni in panti con un solo risultato. Purtroppo siamo legati ai risultati dell'AD, e come tutti sappiamo la Vastese purtroppo non ce l'ha fatta. Meno male che per fortuna ci sta qualche piccola speranza sul Notaresco, che ha vinto lo spareggio e quindi dovrà fare lo spareggio. Incrociamo le dita da abruzzesi e da sicuramente interessati a questo risultato, affinché dal triangolare ne possa scendere uno, fermo restando che mercoledì dobbiamo andare a torni in bande con un unico risultato. Allora, un forte in bocca al lupo in tal senso, sperando che una tetina possa, ecco, anche per radici comuni, possa superare tutte le altre. Sì, è un triangolare che purtroppo è un peccato, sono sempre momenti difficili per tutti, perché ci si gioca la permanenza in categoria e la salvezza, e anche domenica approfitto anche di questo momento per ringraziare la società Val di Sangro per l'ospitalità, e veramente abbiamo veramente assistito a una bella domenica di sport, dove qualcuno ha vinto e in quel caso noi, però veramente un grosso in bocca al lupo a loro di una pronta risalita, e noi speriamo di rimanere anche noi in questa categoria. Ce la metteremo tutti, i ragazzi come abbiamo visto stanno in salute, stanno bene, e faremo di tutto per andare a vincere attorno in parte, sperando nel Notaresco e sperando che noi dobbiamo sicuramente vincere. È chiaro che questo punto forse apparentemente accontenta anche il Piano della Lente, ma comunque la partita è finita 1-1, non è che loro possono gioire tantissimo oggi, quindi è ancora tutto aperto, e speriamo bene per tutti e in particolare per noi.